Quando si affronta un percorso che prevede un trattamento oncologico, ci sono molte conseguenze negative sullo stato di salute in generale e in particolare anche sull'apparato urogenitale. Quali sono i principali sintomi che una donna avverte e per quale motivo? Allora, partiamo dal concetto che le terapie che si vengono a fare nelle pazienti oncologiche, che impattano sulla sfera urogenitale, sono spesso quelle anti-ormonali, dove o c'è un'induzione forzata alla menopausa o dove il farmaco stesso riduce la concentrazione degli ormoni, normalmente presenti in una donna fertile. L'impatto sull'apparato urogenitale coinvolge la vescica, così come anche la parte vaginale in se stessa, quindi si può avere secchezza vaginale, dolore durante i rapporti, incontinenza urinaria, vaginite e cistiti ricorrenti e ovviamente in tutto ciò è importante il tipo di approccio che si viene ad utilizzare, perché come sappiamo nelle pazienti oncologiche non possiamo adottare tutte le terapie, quindi bisogna scegliere con molta cura. Ci sono sì studi scientifici che prendono in considerazione terapie ormonali che però non vanno a impattare sulla terapia oncologica, ma ancora non sono nelle linee guida ufficiali, quindi non abbiamo tutti i dati di sicurezza, soprattutto a lungo termine. E per quanto riguarda invece i trattamenti attuali, si avvalgono dalle cremine a base di acido ialuronico e collagene, che però vanno iniziate molto presto se si vuole avere un'efficacia terapeutica. Ecco, da qui l'importanza di saperlo in primis quale può essere l'effetto avverso, al laser vaginale, che se prendiamo in considerazione esistono di ablativi e non ablativi, quelli ablativi che sono i primi esternati bruciano il tessuto, per fortuna oggigiorno siamo andati avanti, siamo arrivati al non ablativo come l'Edylift, che non lede il tessuto ma anzi induce la produzione di acido ialuronico e collagene in maniera fisiologica. Sintomi, la maniera in cui questi si manifestano dipendono molto da donna a donna. Dipende dall'età della paziente, dipende se la paziente già era in menopausa. È ovvio che sono sintomi da assenza di nutrimento del tessuto, quindi generalmente insorgono lentamente, si può iniziare ad avvertire una secchezza vaginale, si può iniziare ad avvertire questo senso di fastidio al rapporto, altri casi ancora iniziano ad avere queste perdite di urina che o sono in seguito a uno starnuto, uno sforzo fisico dove si comprime il torchio addominale, oppure l'urgenza di dover andare in bagno a fare pipì e non riuscire a trattenerla e ovviamente il calo del desiderio. Quindi sono effetti come quando uno non mette l'acqua a una pianta, che piano piano, se non interveniamo, ovviamente la pianta inaridisce completamente. E la ripresa eventualmente può esserci anche da sola, solo se la paziente è in età fertile e dopo il trattamento ritorna agli ormoni dell'età fertile. Anche qui c'è bisogno di un po' di tempo, però la ripresa è possibile. E il fatto è che molto spesso queste terapie possono durare anni e stare così per anni ovviamente inficia molto la qualità di vita, quindi i trattamenti, visto che ci sono, perché non adottarli? Sono trattamenti che hanno controindicazioni, oppure diciamo sono più i benefici che i rischi? Nelle pazienti che affrontano un tumore sono molti di più i benefici rispetto ai rischi, anzi sono scelte proprio selezionate per non comportare ulteriori rischi. Una cremina a base di acido ialuronico e collagene la mettiamo anche sul viso, quindi non ha alcun rischio. Per quanto riguarda il laser, grazie ai tanti studi fatti e all'evoluzione scientifica che si è avuto, siamo arrivati al laser che non sono dannosi. Per quanto riguarda i trattamenti dell'incontinenza urinaria, anche questi possono essere risolti dal laser come la secchezza, altrimenti se prendiamo in considerazione l'incontinenza d'urgenza, sì, lì magari andiamo sul farmaco con qualche piccolo effetto collaterale, ma certamente è sempre bilanciato e se i benefici certamente superano, insomma, gli eventuali rischi, perché insomma, in ogni farmaco, in ogni terapia che facciamo, non è detto che si presentano poi alla fine.